Alberto Matano e suo marito hanno raggiunto ieri Mara Venier e Nicola Carraro a cena. Quello che ha cucinato la zia d'Italia è davvero golosissimo. Un'amicizia che ormai dura da anni, quella tra Mara Venier e Alberto Matano. I due spesso trascorrono del tempo insieme e si ospitano a vicenda nei loro contenitori televisivi. La popolare conduttrice veneta ha addirittura unito il giornalista calabrese e suo marito in matrimonio, suggellando a un'unione davvero meravigliosa. Un'altra questione che ormai tutti sanno quando si parla della Venier, è quanto sia abile ai fornelli. La zia d'Italia si cimenta nella preparazione di piatti gustosissimi e per niente leggeri. Ama farlo per la sua famiglia, specialmente per i nipoti e il marito Nicola Carraro. L'abbiamo vista il 1° maggio, alle prese con un pranzo a dir poco stratosferico a base di ingredienti gustosi e uniti sapientemente. Spesso ama preparare la roba in anticipo, in modo da avere poi più tempo e rendere i piatti ancora più saporiti. Ormai è risaputo che ai fornelli procedere in questo modo è una grande salvezza e per svariati aspetti. Detto questo, veniamo a ieri sera e alla cena insieme a Matano e a suo marito Riccardo Mannino. Ecco tutto quello che ha cucinato per loro. Alberto Matano cena da Mara Venier. Tutto quello che ha cucinato la conduttrice. Mara Venier ha condiviso il tramonto e le prime ore della sera dalla sua bellissima finestra panoramica in cucina. Un sogno ad occhi aperti di cui gode ogni sera quando, appunto, è in cucina per preparare la cena. Ieri ha deciso di propinare al marito e ai suoi ospiti un grande classico, un piatto che non ci si stanca mai di mangiare, in qualsiasi stagione o evento: la lasagna. Poco fa la Venier ha condiviso un piccolo reel sui social svelando che ieri sera la teglia che aveva messo in tavola è stata completamente pulita. L'hanno mangiata tutta e ha rivelato anche che è il suo piatto preferito. Non era certo però solo la lasagna la proposta in tavola. La zia d'Italia ha cucinato delle ottime cotolette fritte e delle patate al forno, leggermente bruciate in superficie siccome le ha lasciate in forno più del dovuto. Ma la crosticina che si è creata era davvero goduriosa, sembra. Vino e tanta compagnia, probabilmente anche il dolce portato dagli ospiti stessi, come spesso capita. Una serata insieme tra cibo e sicuramente tante risate e aneddoti. Una cena a casa di Mara Venier, è di sicuro il sogno di molti VIP e persone che la seguono in TV.